Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati. Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Farming Simulator 19 nella DLC Alpine. Oggi andremo a coltivare i soliti tre campi, il 16. Il 16, 15 e 14 con semi di soia, e poi andremo un po' a controllare come stanno le nostre mucche. Bene, detto questo, mandiamo avanti lo scorrimento del tempo. Perfetto. Ora dovrebbe essere tutto pieno di erbacce. Perfetto. E procediamo subito con il diserbo, appunto, delle erbacce. Eccoci qua. Perfetto, cominciamo a diserbare questi campi.
vedremo un pochettino eventualmente se c'è altro lavoro da fare e andremo un po' a controllare le nostre amiche mucche. I nostri vaccarozzi. Andremo a controllare un po' lo stato, quindi se c'è da produrre altra razione mista. Parari, parara. Andiamo avanti. Nel frattempo, mettiamo un attimo l'operaio. Controlliamo un po' di cose. Chat, se gentilmente qualcuno può darmi conferma se la diretta sta dando problemi. Andiamo avanti, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Buonasera, grazie mille per l'hosting e benvenuti a tutti. Grazie, grazie, grazie.
1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dav2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dav1 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. RGK539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dav2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti.
Grazie a tutti per il ride, per il vostro per l'hosting e grazie a tutti coloro che gli utenti offline che si sono aggiunti, che hanno deciso che con la loro presenza nel canale, ecco appunto, possa crescere ancora di più. Muchas gracias. Thank you for the follow. Pam pam. Goppo vaporet, senza fobia, c'è ni a mais che può passare per squet. C'è si mi ha portato a lungo con sa til, mamma ci ha fatto, e sa si ci che fredil. Pam pam. Uhu, gattamar. Uhu, gattamar. Uhu, gattamar. Uhu, gattamar. Uhu. Uhu, ekatamar. Oh yes. Boom, boom. Yes. All right.
Il principe di Casador era un personaggio che il mitico Totò, il principe Antonio De Curtis, portò nel film Miseria e Nobiltà. Il principe di Casador e la principessa di Casador, che era molto 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 malata. Un gran bel film, davvero un gran bel film.
Ah, ma per il momento va tutto bene. Quella Ferbus, buonasera e ben ritrovato a te, carissimo. Grazie per essere passato qui nel canale a farci sentire la tua grande presenza. E oggi qua portiamo avanti il discorso della DLC Alpine e qui ho seminato semi di soia. Vado a recuperare ancora qualcosina, attendendo ovviamente che il prezzo arrivi intorno ai 3.500 euro per 100 kg per tonnellata. Sempre alle 19, giusto se non ricordo male. E passo da te. Promesso, promesso, promesso. Perché ogni promessa è debito. Sei riuscito a capire poi il procedimento per creare l'erba e il fieno. Dopo lo replicherò qui, proverò a replicarlo qui così magari anche gli amici che guarderanno su YouTube questo video potranno anche capire come va effettuato, diciamo così, quello che il taglio dell'erba, quindi quello che è fare erba, diciamo così, e quella che invece è fare del fieno, quindi occorre fare un passaggio in più. Andrò ad acquistare un voltafieno e ovviamente un macchinario che mi permetterà di tagliare l'erba e poi prenderò anche voltafieno e poi prenderò il ranghinatore che servirà per creare le andane di
di fieno o eventualmente di erba. Ok. Allora, io direi che qui abbiamo finito. Abbiamo diserbato il tutto. Andiamo a raboccare il mezzo all'impianto di biodiesel qui, che a quanto pare, per il momento pare che sia disponibile soltanto su per PC, ecco. Poi comunque per qualsiasi dubbio basta andare tramite il web sul modhub di Farming e verificare se la mod è disponibile anche per console. Al momento, se non ricordo male, non dovrebbe essere disponibile per console. Allora, intanto andiamo a raboccare il serbatoio qui col materiale di serbante. Hai visto, Fern? Anche io ho preso il Magnum, questo qui, il case, quello che ti ho consigliato anch'io. Mi trovo veramente bene con questo qui. Costa poco e ha un ottimo rapporto potenza-costo, insomma. Perfetto. Abbiamo fatto il pieno. Oh, non se ne chiude. Paraparaparam. Andiamo. Andiamo. Andiamo su. Molto bene. Yes. Allora, vediamo un po' se ha caricato la batteria. Ok, sì, perfetto. Andiamo un attimo in farm. Vediamo un po' se le nostre mucche hanno bisogno di qualcosa di particolare. Allora, vediamo un po'. Dedichiamoci un po' il lavoro fatto male sul campo, ovviamente, ma va bene così. Allora, totale razione mista, c'è la paglia pure. Beh, ok, per il momento qui va bene. Vediamo se hanno bisogno d'acqua. Ok, direi che può andar bene. Allora, perfetto. Allora ci spostiamo qui. Io direi di mandare avanti in maniera veloce il tempo e di attendere che cresca. Il raccolto. Eccoli qui. Ecco qui, sono già belle cresciute. Speriamo di non dover raccoglierle durante la notte. Vediamo un po' lo stadio.
crescita. Oh. Ai ai ai. Mi tocca subito andarle a trebbiare. Ho rischio di perdere tutto il raccolto. Questa trebbia elettrica. Andiamo subito a trebbiare qua, o rischiamo di perdere tutto il raccolto, o buona parte del raccolto. E sinceramente, un meharba, come dicono i mitici amici della Toscana, che saluto in particolare l'amico Fernbus e Barba Bianca. Pardon, chiedo scusa, gatto picchio. Allora, detto questo, direi di cominciare a raccogliere. Questa è una lama da 13 metri che stiamo utilizzando in questo momento. Mi farà risparmiare un po' di tempo, però intanto è una lama della Lizar. Ed è attualmente, se posso dirlo, la migliore mod per quanto riguarda le lame per questo tipo di coltura, che è il massimo. Infatti, rispetto alle altre lame, questa lama qui raccoglie una percentuale maggiore di prodotti rispetto anche alle lame standard. Poi ci diceva che il macchinario per creare per la fermentazione era pieno. Pardon, volevo dire era vuoto, quindi cercherò di raccogliere un po' di erba per metterla nel macchinario e creare insilato. E sono appena alle 6 della mattina qui nel gioco. Vediamo un po' il prezzo dei semi di soia. 2600 euro, questa mappa qui dovrebbe essere il massimo, quindi si potrebbe anche vendere, il che non è male. Quanti bei semini di soia faranno fruttare un bel po' di soldini. E andiamo avanti con la nostra mitica trebbia elettrica. Scusate. Fede trattino basso gamer 203 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Oh Fede carissimo, buon pomeriggio, buonasera, benvenuto alla live, grazie per il follow. Grazie mille. Bonsoir, bonsoir. Benvenuto nel canale.
Brecco, brecco. Diciamo che faccio più un soft speaking. Grazie ancora per essere entrato nel canale. Anche tu giochi a farming? O sei appassionata di altro genere? Questo qui è su PC. Però so che esiste anche su console. Diciamo che la differenza fra farming su PC e farming su console sono è la disponibilità di mod. Mentre per PC sono ammessi gli script, quindi per PC vi è un'ampia possibilità di trovare più mod rispetto alle console che hanno anche degli slot limitati. Comunque ottimo su PlayStation. L'ho visto giocarci su PlayStation, c'ho anche l'amico Fernbus che gioca, se non ricordo male, su Xbox, se non ricordo male. Comunque sì, Farming ci gioco da oramai sono quasi 2 anni. Da quando praticamente è uscito. E ti dirò di più, all'inizio ero un po' scettico. Perché dicevo, vabbè, cosa vuoi che sia un gioco che riguarda l'agricoltura, queste cose qui. All'inizio l'ho preso un po', come dire, un po' sotto gamba. Poi dopo invece mi sono reso conto che giocandoci e iniziando anche a portare un po' di achievement, cioè lo sblocco degli obiettivi che mette Steam a disposizione, mi sono accanito, come si dice in gergo, dalle mie parti e di lì poi, insomma, ci ho giocato per più di 3000 ore, mi sa che sono alla soglia dei 3000, delle 3600 ore, quindi è veramente poco. Sì, ma cambia qualcosina a livello di, se non ricordo male, c'erano alcune DLC già incluse, che se non ricordo male doveva essere quelle della class incluse. Poi ho preso diverse DLC. Se vuoi puoi visitare il mio profilo di Steam che è Dablogistica e vedi insomma un po' tutto ciò che riguarda farming. Infatti anche lì ho prodotto, ho registrato dei video, insomma ho fatto delle dirette, quindi puoi un po' vedere il grosso. Sì, prendi la premium, c'è un bel po' di cose in più. È vero che spendi qualcosina in più, però hai qualcosa in più e ne vale la pena. È veramente ben fatto. E adesso sto aspettando che esca Farming 22, perché sarò sincero, mi ha appassionato questo gioco. Ero partito che ho detto vabbè cosa vuoi che sia, poi alla fine mi ha preso. Il trattore più vecchio che ho è il Fiat 140 80, una cosa del genere. Ma appena finisco di trebbiare qui ti faccio vedere. È una mod della Fiat. È un trattore Fiat. Ecco qua. Allora,
Andiamo a piedi. Andiamo al parco mezzi. Così ti faccio vedere anche il trattore più vecchio, che è questo qui. Perché di base su questa DLC c'era il trattore elettrico. Poi dopo un po', siccome l'ho utilizzato poco ed era piccolo come potenza, l'ho venduto. Allora, alziamo un po'. Ecco qui il 180-90. Poi il camion più vecchio invece è questo qui, che dovrebbe essere il Turbo Star, se non erro. E l'Iveco, questo qui, il 190-38, che adesso andremo ad utilizzare per scaricare la trebbia. Ora ti faccio vedere la mod. Allora, riepilogando, questo è il mezzo che attualmente ho, questo Iveco qui, poi il trattore, nei trattori medi, è questo qui, il 180-90, questo qui che ti permette anche di attaccare il caricatore frontale. L'altra mod invece no, sempre dal 180, c'è scritto solo 180. Poi il rimorchio che ti ho fatto vedere prima è questo qui. Vediamo un po'. Eccolo qua. Star alluminio, questo qui. Da 81.400 litri. Quindi ha un'ottima capienza. Ok, detto questo, saliamo a bordo del mezzo. Accendiamo i fari. Ed è fatto veramente molto bene. Anche perché io giocando anche su Eurotrack sto utilizzando la mod del Superstar, un vecchio Iveco, sempre degli anni 90. Non so se tu lo conosci o se ne hai mai sentito parlare. Però questi qui erano i mezzi su gomma del periodo degli anni 90, che erano il top di quel periodo. E questi sono i semi di soia, che su questa mappa qui, la DLC Alpine, le pagano bene. Adesso si è abbassato, però solitamente tocca anche i 3.000 euro per 100 per 100.000 litri, e quindi pagano bene. Si fa con i tre campi questi qui, che ora ti faccio vedere nella mappa. 1, 2, 3. Si fanno circa 250.000 euro di guadagno sui semi di soia di raccolto, quando lo pagano bene, ovviamente. Poi quando il periodo è un po', diciamo, meno giusto per venderlo, insomma, si va su altro. Quindi in questo caso, su questa mappa qui, la DLC Alpine, si guadagna bene anche con il latte. Infatti, a quanto pare questa mappa è un po', diciamo così, creata appunto attorno a quello che è il discorso dell'allevamento delle mucche. E quindi qui pagano veramente molto bene. Una bella mod questa qui. E poi vabbè, ho preso la mod della trebbia elettrica e la lama della Lizard, che se non erro per console dovrebbe essere disponibile, e sono le lame migliori per il taglio, per
per la raccolta, perché hanno un'alta efficienza di raccolta e quindi minor dispersione di materiale raccolto. Scusate, ma ogni tanto qui bisogna rinfrescare il gargarozzo. E vediamo un po' quando riusciamo a raccogliere qui. Con questi semi di soia. Oh, Daniel Italy. Daniel 88 Italy ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Ciao Daniel, buonasera, benvenuto nel canale, grazie per il follow. Benvenuto nella vecchia fattoria IAO. Anche tu giochi a farming? Semi di soia, ale, GG. Trebbia elettrica e una mod questa qui insieme a questa lama da 13 metri e mezzo che è la mod della Lizard, fa parte di una due lame della Lizard, ci sono quelle da 9 metri e quella che è questa qui da 13 metri e mezzo, non ricordo male, e quindi questa qui come dicevo prima raccoglie molto ma molto più materiale rispetto alle lame standard, e un'altra mod che era della John Deere. Ho fatto un test e questa lama qui ha un incremento di quasi il 15% in più di materiale raccolto, il che se devi venderli quando raccogli l'orzo piuttosto che il frumento, insomma, sono chicchi di grano, no, chicchi di raccolto che, insomma, per le galline, insomma, tornano molto utili. Ecco qui l'interno. Il lampeggiante qui si è acceso quando, anzi quasi quasi lo spengo. Il lampeggiante si accende normalmente per segnalare che il serbatoio della trebbia si è riempito, è arrivato all'80%. Quindi l'operatore che è sul mezzo, sul camion o sul trattore, sa che potrebbe aprirsi il tubo di scarico per il materiale raccolto e quindi sarà lì pronto per andare a scaricare la trebbia. E qui si fa tutto da soli. Saliremo anche a bordo di un vecchio Fiat, il camion, il 19038 Univico. Grazie.
tu giochi ad Euro Truck, Daniel? Solitamente che tipo, a quale gioco giochi? Allora, in questo momento sto utilizzando la mod della 3B elettrica, che non è presente sul mod hub ufficiale, ma se vai su YouTube, nel canale YouTube Double Logistica, troverai la prima troverai un video dove appunto ho utilizzato per la prima volta la 3B elettrica, e lì poi trovi il link dove poter scaricare la 3B elettrica, perché su questa mappa qui di serie ti danno anche un trattore elettrico. Ah, perfetto, quindi 3B elettrica. Poi la lama questa qui è quella della Lizar, quella lì dove ci sono due lame, quella da 9 metri e quella da 13 metri. Questa è quella lì da 13 metri. Se giochi su PC, allora io ti consiglio di prendere questa lama qui, perché rispetto alla John Deere FD, quella lì che ha quella specie di turbina, quella sorta di turbina, raccoglie molto più materiale, o meglio, disperde un minor quantitativo di materiale. Infatti, l'anno scorso ho fatto un test, mettendo tutti i terreni, non su questa mappa qui, sulla mappa base, mettendo i terreni coltivati tutti quanti alla stessa maniera, con le vecchie mappe o pardon, con le vecchie lame raccoglio molto meno. Con questo il 15% in più quasi di raccolto fa. Allora, è il programma per lo stream. Io utilizzo Gamecaster. Se lo vuoi scaricare, io nelle informazioni del canale qui su Twitch ho lasciato l'icona del programma. Puoi cliccare lì sopra e vai praticamente direttamente a scaricare il programma, che è gratuito. Questo programma ti permette un po', beh, tu già vedi l'interfaccia, quindi ti permette di poter mettere tante varie opzioni, ed è leggero. In più, questo software si aggiorna automaticamente, quindi non hai più l'esigenza di andare a vedere se il software che hai scaricato ha bisogno di essere aggiornato. Lo fa automaticamente. Poi, Double Logistica, è sempre presente sulla pagina iniziale del canale. C'è scritto Discord. Clicchi lì e ti inserisce automaticamente nel mio server di Discord. Sei il benvenuto. E quindi, insomma, è più leggero rispetto agli altri programmi. E poi è gratuito, e gli sviluppatori hanno anche creato una specie di applicazione che sul cellulare puoi utilizzare come telecomando per gestire il software. Quindi se hai un tablet, pardon, oppure un cellulare, scarichi l'applicazione e ti permette così, insomma, di poter gestire in remoto il programma per streamare. E molto probabilmente inseriranno anche in questa applicazione del comando
ti metteranno anche l'opzione che potrai monitorare anche la live direttamente dal cellulare. Quindi avrai una sezione dedicata in cui ti metterai lì e controllerai la live come va. È come se fosse un secondo monitor, diciamo così, va. Allora, qui ne ho installate circa una ventina, ma ne utilizzo poche. Ne utilizzo poche perché il gioco potrebbe non essere più fluido e leggero. Però in un'altra occasione ne ho messe tante, ma il problema è che più mod metti, più riempi gli slot anche dal PC. E più di conseguenza il software, il gioco, pardon, diventa meno fluido, quindi ci impiega molto tempo a caricare, noti un po' di cali di fotogrammi. Se diciamo è qualcosa per fare qualcosa di scenico come ho fatto in passato, sì, ho messo tante mod. Però poi dopo, una volta fatto, diciamo così, il video di presentazione, poi le ho disinstallate perché non servivano più e quindi mi sono tenute quelle lì, le strette necessarie che mi servivano, i mezzi piuttosto che costruzioni, queste cose qui. A te piacciono di più camion datati oppure quelli lì più moderni? Per quanto riguarda Eurotruck. Perché ultimamente ti faccio questa domanda, perché io ultimamente ho riscoperto il Turbo Star, diciamo questo qui che ho in farming, ma è la versione 190 40 che ha 380 cavalli. È una mod di Ralph Garage. Ed è fatta veramente molto ma molto bene, curata nei minimi dettagli, sia gli interni che gli esterni, ma soprattutto i suoni. Il motore l'ho ascoltato, ho trovato un video su YouTube, ho fatto la comparazione ed è qualcosa di incredibile, è veramente un lavoro fatto bene. E martedì sera porto in live il tour che sto facendo in giro per l'Europa con il Turbo Star, con questa vecchia gloria italiana. Un gran bel mezzo e mi sta dando delle belle soddisfazioni. Se ti va, insomma, se ti piace il gioco, puoi passare. Sarò in diretta dalle 17 fino alle 18, 18:30. Semi di soia stanno scendendo, non conviene venderli. Eh no. Al momento non sono su Discord, perché solitamente quando sono in single player non utilizzo il Discord. Lo utilizzo soltanto più il venerdì. Magari ecco, se vuoi. Il venerdì io partecipo a un convoglio
insieme agli amici di una UTC. Il convoglio è aperto a tutti quanti. Se vuoi partecipare, non so se sei iscritto su Facebook, puoi iscriverti ai gruppi che sono Danke Transport SRL e l'Angolo dei Simulatori. Lì si fanno dei convogli dove se ti va il venerdì sera dalle 22, insomma, facciamo un po' di strada insieme. Mi farebbe piacere, ovviamente, se hai tempo, magari che partecipassi anche tu, che è veramente un'esperienza divertente. Ti diverti, si scambiano quattro chiacchiere e si sta in compagnia. Manca poco, direi proprio di sì. Ottima questa trebbia, anche se la classe è molto molto più capiente rispetto a questa qui, però insomma questa è elettrica e quindi si spende molto meno per quanto riguarda il tipo di alimentazione, ovvero energia elettrica. Una carica completa costa, se non ricordo male, 80 euro, 90 euro alla colonnina e il pieno di gasolio, quando non sia l'impianto di produzione di biodiesel come quello lì, e si spendono tanti soldini. Ok, pieno.
Ah, ma io mi sono scordato di spostarmi. Forse ce la faccio? Forse sì. Ok, perfetto. Meno male che ha il tubo bello, bello largo. Ecco qua. Quante ore c'è? 36 ore di lavoro. Sono tante. Escarication, semation. Rispetto alle 3B tradizionali, questa qui è leggermente meno reattiva quando le si dà il comando di chiudere il tubo. Però ci sta, magari che, ma, che magari essendo elettrica meno reattiva, ma. Però è ottima, ottima mod. Andiamo a raccogliere la striscia che è rimasta dall'altra parte, che è sempre una striscia di semi di soia che non sono riuscito a raccogliere prima. Andiamo a trebbiare. Scusate ancora, ma inizia a fare caldo e c'è bisogno di idratazione.
Pam, 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 pam. Sei rimasta dentro me, nel profondo delle idee, come un pezzo di una vita che non c'è, come un'agola in lieve, una splendida bugia, la ferita che oramai non va più via e non guarisce mai. E non mi passa mai. Ui. Mando giù le mie lacrime per te. Il mio letto è così grande che... Alex Baroni, la distanza di un amore. Semi di soia o soiola? Questo è il dilemma. Le cornacchie, cre, 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 sciò, sciò, ciui, tolò. Io direi quasi quasi di scaricare la trebbia e andare avanti. È vero che siamo al 45%, quasi al 50, al 47%, 50%, però
Ferbus, eccoci qua. Ben riletto, è un piacere vederti in chat qua. Stavo proprio pensando a te in questo momento. Stavo dicendo, chissà se hai già iniziato la live, perché così ti avrei fatto il raid. Io qui penso che ne ho ancora per 10 minuti più o meno, un quarto d'ora con la trebbia. Poi tocca fare qualcosina. Magari così ti faccio il raid. Perché ti ho detto qui, penso non più di 10 minuti, un quarto d'ora. Ho finito quasi tutto qua. Che poi la prossima live la dedico a piantare, a mettere un pochettino qua. Devo ancora vedere e pensare cosa fare per il prossimo appuntamento. Per il momento, diciamo, avevo fatto questa live, che ho pensato di portare in questa live, ecco, la raccolta dei semi di soia, perché mi occorre recuperare qualche spesa per far eventualmente affrontare qualche altro acquisto. Molto probabilmente anch'io mi renderò le pecore. Perché producono lana e poi non richiedono cibo particolare, anche perché le mucche già ce l'ho. Infatti escono con il DLC, insieme alla partita escono già le mucche, mi sembra due o tre, che al momento ne sono. Vediamo subito, 36. Devo andare a pulire però e mettere un po' di razione mista. Per quanto riguarda le altre voci, poi ovviamente man mano che tu rabocchi la razione mista, le altre voci sotto poi tenderanno a ridursi, quindi man mano aumenterà. Quindi puoi anche andare avanti con razione mista. Ciò che è importante, se vuoi produrre scarti organici e la paglia, l'acqua non può mancare assolutamente. Ok, Fernbus, vai tranquillo, io qui appena termino ti faccio il raid. E amici che siete in diretta, mi raccomando, restate in compagnia dell'amico Fernbus, che anche lui, se non erro, porterà farming. È un farming molto, molto particolare il suo. Vero, Fernbus? Io il farming lo faccio in lingua napoletana, lui lo fa nella meravigliosa lingua toscana. Ottimo, ho fatto un po' pure di pubblicità. Che dici, vado bene a fare lo sponsor? A gratis, ovviamente. Poi, insomma, poi mi ripaghi col fatto che ogni volta che sono in live passi a salutarmi, quindi questo per me è già qualcosa di molto 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 bello. È bello che fra streamer ci diamo una mano e non che ci facciamo le scarpe l'uno con l'altro, ma che ci diamo una mano, insomma, ci diamo dei consigli. Come si dice dalle mie parti, custicchiare l'una con questi tempi così un po' non buoni, è sempre meglio darci una mano. Ah, ok. Allora, qui saranno dunque
1, 2, 3, 4, 5, saranno altre 7 passate. Quindi proprio si apre pure il tubo. Tubo. Come dice un altro grande streamer, apro tubo, compa. Il mitico Nick. Insieme agli amici Miticaccio e Robbimello. E Nora. Ecco. Che sono gli streamer che seguo e da cui imparo tante cose. E se mi sono appassionato a farming grazie appunto a Nick. Non so se Nick guarderà questo video o se qualche fan di Nick lo guarderà. Portategli saluti da parte di Zio Dab, Dab Logistica. Anche se io partecipo sempre alle sue live e seguo anche i suoi video su YouTube. Vabbè, andiamo avanti adesso. Allora, eh sì, sono penso 7 passate, 7 barra 8 mi sa, quindi mi sa che il quarto d'ora sfora. Vabbè, tanto poi passiamo a salutare l'amico Fernbus. Allora, eh sì, io direi quasi quasi di sì, continuare qua. Ah, ma qui è quasi pieno. Vabbè, quando si riempie poi facciamo la famosa manovra a cuneo rovesciato, anzi la manovra Vidivisitors. O come si dice nel gergo radio, Victor, la V di Verona, nel gergo dell'alfabeto internazionale, radio, alfabeto internazionale che sarebbe Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, eccetera, eccetera. La V si dice Victor. Quindi farming sarebbe Foxtrot, Alfa, Romeo, Mike, India, November, Golf. Facciamo spazio e arriviamo subito con il Turbo Star è sempre con te. Spegniamo, altrimenti qua scarica le batterie. Quindi l'ultimo passaggio sono 1,
un passaggio. Ah sì, è un passaggio e mezzo perché prima di andare a. Prima di andare dall'altra parte del campo, ho scaricato la trebbia. Perfetto, ci troviamo allora. Pure i conti tornano. Pare, pare, pam. Pare, pam, pare, pam. Pare, pam, pare, pam. Poi mi sa che dopo devo scaricare anche il rimorchio qua. Spegniamo i lampeggianti. Il taglio sembra essere abbastanza preciso, direi. Direi. Yeah.
fra poco arriverà. Da un'eternità. Non riesco ancora a crederci, da me lei verrà. Me l'ha detto sorridendo un'ora fa. Ed ho preparato già fiori freschi sulla tavola che fanno più allegria. Questo è un capolavoro di Ramazzotti, Eros. Un angelo non è. Proprio lei che un angelo non è. Questo è sempre un po' più lo stile, il genere dei Creedence Water Revival. Creedence Water Revival. Vediamo se riusciamo a raddrizzare la linea qui. Che questi cambi non sono proprio simmetrici. Qui Daniel, bentornato. Tranquillo, non ci sono problemi. Come si dice, prima le cose personali e poi dopo il resto. Io qui ho quasi finito di raccogliere il tutto. Ci è voluto un bel po', Ora però mi tocca aspettare un po' di tempo prima di venderla, ma la porterò nella prossima live, la vendita e la preparazione. Provincia di Napoli. Si sente? Qualcuno dice che sono... non si sente molto la cadenza. Ah, il Veneto. Io sono stato, beh, ho amici nel Veneto, in provincia di Treviso, però sono stato per qualche anno in Friuli. Ho fatto servizio a Codroipo, in provincia di Udine, ai Lancieri di Novara, non so se conosci. È un reggimento di cavalleria. Ah, ottimo. Rovigo. E quindi il Veneto
L'ho frequentato poco, ma mi è piaciuto. Ma veramente è una bella zona, un po' tutta l'Italia è così. Poi sai, quando vivi dei posti e li vivi anche in maniera molto, anche un po' sentimentale, poi ti restano quei luoghi. Però una bella zona il Veneto. Treviso. Io una volta ho fatto. Non so se Casarsa della Delizia è Veneto, forse è più Friuli. Eh sì, Daniel, se sei su PC, ok, perché devi tenere presente che se sei su console non è possibile. Ah, perfetto. E magari mi faccio anche il server, così magari qualche volta si va e si fa una live insieme. Che l'idea non è male, dai. Ne terrò presente. Perché pure sarebbe una cosa anche atipica, ecco. E anche divertente pure poter collaborare, insomma. Ottima proposta, ottima. Ok, la trebbia qui mi ha avvisato che sta quasi per riempirsi il pancione. Perfetto, guarda, se vai nelle informazioni della mia pagina trovi il link, trovi l'icona che poi ha il link per entrare sul mio server Discord. Basta che clicchi là sopra e automaticamente poi vieni inserito. Ah, perfetto, ok. Tanto poi ci si sente e ci si organizza. Magari quando mi sarò organizzato per bene, insomma. Una volta organizzato anche il server e tutto quanto, poi insomma ci sentiremo e ci organizzeremo. Tu oltre a farming giochi anche a qualche altro gioco tipo Euro Truck, cose del genere. Io purtroppo farming lo porto la domenica perché è un po' più rilassante, però sì. Ah, perfetto, perché ora non so se l'ho detto a te o se l'ho detto a un altro amico. Il venerdì sera io insieme a due gruppi Facebook, di cui le foto, i loghi li vedi qui in basso a sinistra, organizziamo e facciamo un convoglio su Eurotruck tutti i venerdì sera. Dalle 22 fino a poi a raggiungere la meta. Magari se ti fa piacere, se hai Facebook, puoi iscriverti a questi due canali amici e così magari puoi venire insieme a noi. Se vuoi link, basta che scrivi punto esclamativo social amici tutto attaccato. Ah, ho capito. Lavoro il venerdì. Loro mi sembra che fanno anche altri convogli durante la settimana. Quelli lì della Tank Transport. Nel frattempo. Ma non più di una dozzina, anzi forse anche meno di 12. Tanto poi te ne accorgi che quando devi entrare nel server ti dice le mod mancanti quali sono. Quelle solitamente sono la trebbia elettrica e qualche altra cosa.
solo che al momento non ricordo bene. Mi cogli impreparato, ti chiedo scusa, ma non è che do molta importanza. Ma tutte installate 562? Installate e usate? Ah, ecco. Oppure io ne ho scaricate una trentina, 20, 30. Però solitamente quando non le utilizzo più in una sessione di gioco, poi le disinstallo, anche perché anche quando apri il mod hub inizia a rallentare una cifra, ma quando dico una cifra è tanto. E il caricamento della mappa e tutto quanto. Allora, per evitare pure di poter creare un calo di fotogrammi nel gioco dovuto appunto al peso delle mod, e per capire che il calo di fotogramma appartiene al gioco e non alla live, allora cerco di tenerlo leggerino il gioco, ecco. Quindi è per questo che non ne utilizzo molte. Le utilizzo, le provo, poi se non mi servono, anche se ho altre partite salvate, non è un problema, perché poi quando vai a caricare una partita dove ti mancano determinate mod, ti avvisa, quindi tu almeno io le segno e poi le vado a riscaricare un'altra volta. Ok, qua mi sembra quasi di aver finito. Dico quasi perché... Eh sì. Mi sa che qua devo scaricare per intera la trebbia. La DLC Alpine comunque è stata fatta veramente molto molto bene. Infatti, continua a piacermi. E non mi è costata ne per quello che è costata, insomma, ne è valsa la pena. Poi ho farming, diciamo, offline, prima delle live comunque preparo. Per cui diciamo che il backstage non si vede, ma il backstage, la preparazione di una live richiede anche diverse ore, ma a volte anche giorni, per focalizzare, organizzare, capire ciò che bisogna fare, poi si prepara e poi alla fine si va in live, in modo tale da non... come dire, rimanere un po' impreparati. Ok, poi appena accedo a Discord, insomma, ti scriverò. Tanto poi comunque ci stiamo qui, per cui non è un problema. Non sei un problema. Com'è che si dice in veneziano non è un problema? Scusa se io parlo male il veneziano, il veneto, anzi. Il Veneto veneziano è la stessa cosa. Ah, bravo, non sei un problema. Mi ricordavo una mezza cosa, che la E è se. Corretta la pronuncia, maestro. Non è un problema, perché un po' nel friulano c'era un po' di veneto, va, diciamo così, di uso della pronuncia in veneziano.
Venezia. C'era un vecchio spot degli anni 80-90 che riguardava un prodotto per era un deumidificatore. E mi ricordo questo spot che era ambientato a Venezia. Questo qui accendeva il deumidificatore e praticamente prosciugava tutti i canali. E alla fine c'era un gondoliere, bravissimo, c'era il gondoliere che diceva chi è che ha asciugato il canale o qualcosa del genere. Ora la mia pronuncia è proprio, chiedo scusa a tutti gli amici veneti, in punta di piedi, comunque dicevano qualcosa, chi ha prosciugato il canale. E quella battuta mi è rimasta impressa, battuta mitica, tipica degli spot di quegli anni lì. Bravo, bravo. Mi hai fatto fare un salto indietro di un bel po' di anni. Almeno 18, non dico 20, ma quasi. Ah, e quindi abbiamo giusto giusto quasi 10 anni di differenza. Beh, anche io non sono un giovinotto, però per come mi rivolgo alle persone, insomma, mi dicono che ho più o meno la tua età. Va bene, allora io la live, Daniel, io ti ringrazio di essere stato qui e ringrazio anche tutti gli amici che sono passati live questa sera e a breve farò un ride con il canale dell'amico Fernbus. Se vi va, ecco, magari passate qualche minuto insieme a lui, io passerò a salutarlo e poi magari, insomma, così si può dare un consiglio anche a lui. E l'amico Fernbus è un carissimo amico della Toscana. Ci conosciamo virtualmente, però un po' con tutti gli amici streamer. Passiamo per i canali, ci auguriamo buona live, ci facciamo compagnia. E quindi, se insomma vi fa piacere, insomma, mi onorerebbe anche che restaste con lui qualche minuto, insomma. Così lo salutiamo insieme al termine, insomma, di un breve ringraziamento che faccio nel video ringraziamento che tra poco partirà. Grazie a tutti ancora da Fabrizio e per gli amici che guardano YouTube, troverete nella descrizione del video tutti i link delle mod che ho utilizzato in questo video. E insieme ai miei canali social, i canali social degli amici della Tanky Transport SRL, il gruppo L'Angolo di Simulatori Facebook e Marco Gamer, sempre di Facebook. Bene, io vi ringrazio. Al termine, restate in coda con la live e quando terminerà il breve spezzone dei ringraziamenti, poi andremo tutti quanti a salutare. Insomma, se vi va, ecco, restate insieme a me per passare a salutare Fernbus. Ok, grazie a tutti e mi raccomando, seguitemi se vi va. Ciao.